Dunque, condizioni precise poste dal Cremlino per attivare un corridoio umanitario che consenta alla popolazione di Mariupol di lasciare una terra devastata dai combattimenti. Il problema, l'allarme, l'emergenza dei profughi, sono milioni le persone che già hanno lasciato il paese, milioni quelle che lo lasceranno, è naturalmente particolarmente sentito in tutto l'Occidente, nell'Unione Europea e ovviamente in Italia, dove il governo ha già predisposto un piano di accoglienza con sostegni logistici ed economici. Per ora, nella maggior parte dei casi, si sono appoggiati a parenti e amici, ma il continuo assalto a cui sono sottoposte le città dell'Ucraina da oltre un mese costringe centinaia di migliaia di profughi a fuggire dal paese. L'aumento dei flussi ha spinto il governo a strutturare in maniera più articolata la rete dell'accoglienza con un decreto firmato dal Presidente del Consiglio che fissa le regole per la protezione temporanea che avrà validità di un anno. Ne potranno beneficiare non solo i residenti in Ucraina, ma anche i cittadini di paesi terzi che godevano di protezione internazionale e i loro familiari. Chi vedrà approvata la propria richiesta potrà avere accesso al sistema sanitario nazionale, ma anche al mercato del lavoro e, per i più giovani, allo studio. C'è poi il capitolo del sostegno economico. Gli enti e le associazioni che ospiteranno i profughi avranno un contributo di 30 euro al giorno per ognuno di loro, ma per i rifugiati che opteranno per una sistemazione autonoma il contributo fornito sarà compreso tra i 300 e i 350 euro ogni 30 giorni al massimo per 3 mesi per ogni adulto e di 150 euro invece per i minori. Alcuni di loro, poco meno di 500, a fronte di oltre 75.000 arrivi, sono arrivati nel nostro paese da soli. Il tema dei minori non accompagnati è quindi al centro dell'attenzione del Viminale. È importante segnalare la loro presenza ai questori, dice Francesca Ferrandino, responsabile del Dipartimento Immigrati del Ministero degli Interni. In questo modo potranno essere inseriti nella banca dati sui minori non accompagnati e consentire l'intervento del Tribunale dei minorenni per la nomina di un tutore.